Un banale litigio poche ore prima del delitto, quei fantasmi e le manie di persecuzione che lo ossessionavano negli ultimi tempi. Che cosa ha spinto il trentenne Michael Alessandrini a uccidere con 13 coltellate l'amico Pierpaolo per poi fuggire fino in Romania con gli abiti ancora macchiati di sangue? Se è vero che manca ancora un movente per l'omicidio del 27enne Pierpaolo Panzieri, massacrato a coltellate lunedì scorso nella sua casa nel centro storico di Pesaro, stanno invece emergendo, uno dopo l'altro, i dettagli di quella tragica notte. Lo stato di alterazione di Michael, riferiscono i testimoni, sarebbe iniziato già molte ore prima della morte di Pierpaolo, colpevole, agli occhi del presunto assassino, di essere rincasato in ritardo per la cena concordata. Alle 23:55 il trentenne avrebbe inviato a suo padre, dal cellulare di Pierpaolo, un messaggio vocale, probabilmente per tranquillizzare il genitore. «Stai tranquillo, ho fatto pace, risolvo io». A quell'ora però probabilmente Pierpaolo era già morto, trafitto da 13 coltellate, di cui una mortale alla carotide, mentre tentava di rifugiarsi nel bagno. I vicini di casa di Panzieri riferiscono di aver sentito un pianto disperato provenire dalla casa del ragazzo. Forse le lacrime versate dal suo presunto assassino, che potrebbe aver vegliato il corpo prima di allontanarsi dalla casa, portandosi dietro l'arma del delitto e i 500 euro che aveva ottenuto dalla nonna. Nell'abitazione di Via Gavelli, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato poco più di un grammo di hashish, insieme al PC della vittima. Al setaggio degli inquirenti, anche due dispositivi elettronici, computer e cellulare, ritrovati in casa del presunto assassino. L'avvocato di Alessandrini spiega che il trentenne, negli ultimi tempi, aveva manifestato forti disagi psichici, come l'ossessione contro i vaccini. Per questo il legale, in procinto di partire per la Romania per raggiungere il suo assistito, sta già preparando un'istanza per richiedere la perizia psichiatrica.